Salve a tutti e benvenuti a Vivere in Corea del Sud. Quello che avete visto è una clip di un matrimonio. Adesso vi mostrerò il resto in sintesi e poi vi spiego come funziona il matrimonio in Corea. Vedendo questa breve clip, forse molti di voi penseranno che il matrimonio in Corea è molto romantico, un po' diverso da quello italiano, ma sembra un'atmosfera carina, gradevole. E l'atmosfera gradevole in qualche misura lo è, ma dura tutto mezz'ora. Il matrimonio in Corea non è inteso come in Italia e generalmente può essere organizzato anche in pochi mesi. Il ragazzo non fa la proposta inginocchiandosi e tirando fuori l'anello. Lo si vede nei film. Lo fa qualcuno delle nuove generazioni, spinto dall'amore internazionale magari di filmarsi anche mentre fa la proposta, ma non è un modo di fare tipico della Corea. Di fatto, originariamente, nel momento in cui una coppia mira al matrimonio, succederà che l'uomo porta la donna a casa presentandola alla famiglia e viceversa anche la donna porta l'uomo a casa e lo presenta alla famiglia. E le due famiglie non sono di quelle tipiche che vengono nel dramma del no, tu non puoi sposare mio figlio o mia figlia. Dopo qualche tempo entrambe le famiglie si incontrano al ristorante ed eventualmente organizzano il matrimonio. Quindi nel momento in cui le famiglie decidono che ok, il matrimonio si può fare, le coppie vanno in uno studio fotografico dove affittano i vestiti, sia il vestito tradizionale, l'hanbok, che è quello da sposa occidentale, anche dei vestiti eleganti, e vanno in varie stanze e fanno delle fotografie con uno sfondo diverso, che sia una grande finestra con la luce, l'effetto luce che entra tipo in un edificio antico europeo, oppure non so, delle stanze con diverse atmosfere, diciamo. Si fanno queste foto e verranno caricate su un sito internet con un link nascosto che viene condiviso con amici e familiari. Quindi già prima del matrimonio tu puoi vedere le foto sul telefonino o su internet e poi queste foto verranno stampate e messe anche sul libro delle foto del matrimonio. Nel frattempo inoltre si contattano queste aziende che hanno degli edifici che possono essere di 3, 4, 5, 6, 7 piani o più, e il matrimonio si svolge non in chiesa ma all'interno di questi edifici. Quindi immaginate in realtà la sala degli hotel dove magari si fa il buffet o si va al ristorante con le famiglie. Al primo piano si entra e praticamente c'è una reception, ti diranno appunto la sposa a quale piano si trova, la tua sposa, o meglio la sposa o lo sposo che stiano da vedere. Poi appunto nello stesso piano ci possono anche essere due o tre matrimoni contemporaneamente. Quindi tu esci dall'ascensore, ci possono essere una, due o tre sale o due sale che in base al numero di invitati possono essere da 50 persone, da 200, da 500 eccetera, e c'è un angolino in cui la sposa sta già facendo delle foto e anche lo sposo va in giro, quindi non è come in Italia magari che prima lo sposo e la sposa non si incontrano, in realtà si va insieme e si inizia a salutare anche gli invitati e quindi entrambi sposo e sposa vengono truccati, vestiti e
già da un'oretta prima che inizi il matrimonio, un paio d'ore. Nell'altra sala può darsi anche che ci sia già un matrimonio. Se non c'è il matrimonio, si sta preparando. Se finisce il matrimonio, comunque sia, all'orario X stabilito, è il turno della coppia che si deve sposare. E come si vede in video, c'è questo corridoio in mezzo alle due panche dove vengono separati gli invitati della famiglia della donna, gli invitati della famiglia dell'uomo. Poi appunto ci sono le ragazze dello staff con il walkie-talkie che dicono ok, adesso te lo mando, ok, adesso facciamo questo e fanno tipo il percorso con i cuoricini. È un prete, diciamo. Sostanzialmente fa una specie di raccomandazione simile a quella italiana, del tipo allora io, Tizio e Caio, siete pronti per sposarvi, prendetevi cura l'uno dell'altro. Ecco, è fatto. Molte persone invitano un cantante o una cantante o degli amici. Io nel mio caso, appunto, ho fatto un concertino. Vi siamo stati chiamati insieme al ragazzo all'angolo di fianco all'altare e abbiamo fatto due canzoni con gli sposi rivolti a noi che ci guardavano, quindi avevo di fronte alla platea, di fianco all'altare con gli sposi che guardavano me e l'amico mio suonare, e abbiamo fatto queste due canzoni di augurio. Anche lo sposo ha fatto una breve serenata, è ritornato all'altare e andando verso l'uscita entrambi si inchinavano salutando tutti gli invitati. Dopodiché la gente va appunto all'ultimo piano a mangiare e gli sposi poi si cambiano, si mettono in vestito tradizionale e fanno un'altra piccola cerimonia con i familiari, in cui sostanzialmente si inchinano ai genitori e poi salgono su a mangiare anche loro. E a distanza di un'oretta poi finisce tutto, tutti quanti se ne vanno, perché comunque c'è questo continuo finire un matrimonio ne inizia un altro, mangia qualcun altro, e gli sposi generalmente la sera stessa o l'indomani partono per il viaggio di nozze. Rispetto all'Italia, nella maggior parte dei casi non hanno una lista nozze, bensì in base al tuo rapporto con la coppia, anche in base alla tua età, porti una busta con dei soldi. 30.000 won, 50.000 won, 100 e 200, che si lasciano all'interno di una cassa che viene posta vicino alla sala. C'è una persona lì all'accoglienza che appunto si prende i soldi, un po' come la busta che c'è per il funerale. Quindi per chi è curioso del funerale, vorrà guardare anche il video del funerale. Molti pensano che appunto le coppie si sposano in breve tempo perché magari la sposa è incinta. In alcuni casi è vero, ma nella maggior parte dei casi appunto non servendo l'organizzazione è diversa da quella italiana, semplicemente tu vai all'edificio, c'è tutto almeno servito, il trucco, il vestito, paghi e in base a quanto paghi c'è il servizio, incluso di questo e di quello, però è tutto abbastanza veloce, si occupano di tutto loro. Poi eventualmente i VIP, i famosi che hanno più soldi, si affittano un hotel oppure delle ville dove fanno dei ricevimenti diversi, però ecco, la maggior parte delle persone comunque segue questo andamento standard. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati, condividete, un saluto e al prossimo video.